Forza Italia ha da poco eletto lei e Toti come coordinatori nazionali del partito. Da che cosa parte il rilancio di Forza Italia? Pensavo mi volesse chiedere di questa esperienza straordinaria del Giffoni Film Festival, Giffoni Experience. Intanto il rilancio di Forza Italia parte sicuramente dalle idee, dai progetti, dalla visione di paese che dobbiamo avere la capacità di affermare e da un rinnovamento, da un cambiamento che deve esserci per forza di cose, perché non vogliamo chiudere gli occhi dinanzi alla realtà, e la realtà ci dice che abbiamo perso troppi consensi negli ultimi tempi. Quindi Forza Italia ha bisogno, al fianco del suo leader riconosciuto Silvio Berlusconi, di avere una struttura di partito che sia legittimata dal consenso dei nostri iscritti, dei nostri dirigenti, dei nostri militanti, dei nostri eletti, che per troppo tempo sono stati tenuti fuori dalla vita di partito e dalla elaborazione delle decisioni cruciali per l'elaborazione della linea politica, per la scelta delle alleanze. Invece il nostro popolo deve ritornare a contare, perché dice basta alle decisioni prese da pochi che magari non sono legittimati da nessuno. Di questo c'è bisogno in Forza Italia, e io mi auguro che questo percorso di rinnovamento che il presidente Berlusconi ha avviato un mese fa possa prendere finalmente forma, possa essere un percorso serio e concreto, anche perché fa rabbia pensare che un partito come Forza Italia, che ha fatto la storia della politica italiana negli ultimi 25 anni, sia costretto a parlare da un mese a questa parte soltanto di se stesso, di regole, di primarie, di congressi. Credo che questo abbia stufato un po' tutti, sicuramente non mi appassiona, e quindi mi auguro che questa fase di rinnovamento prenda finalmente corpo, si apra e si chiuda nel più breve tempo possibile e si possa ritornare a parlare non di noi ma dei problemi degli italiani.